Succede tutto nella ripresa tra Procavese e Nuova Cosenza. Sono due calci di rigore a fissare il risultato sull'1-1. Padroni di casa avanti con De Rosa al 63esimo. Gli ospiti pareggiano i conti grazie ad un altro rigore realizzato al 76esimo da Guadalupi. Questo pareggio ed il punto ottenuto, considerando anche gli esiti sugli altri campi, è fondamentale. Certamente penalizza i rossoblu silani che con la vittoria avrebbero accorciato le distanze dal Messina, che sul campo dell'Icata è riuscito a strappare solo un punticino in zona Cesarini. Ad ogni modo i ragazzi di Gagliardi hanno visto sfumare questo sogno a causa di un arbitraggio non proprio professionale, espulsione di Mosciaro per proteste e gol di Pesce prima concesso e dopo un minuto annullato. Un trattamento che sa più di sabotaggio che di errore arbitrale, ma torniamo alla gara. I metalliani di Chietti, orfani di De Rosa nel corso del primo tempo, si portano avanti all'ottavo. Russo supera la retroguardia cosentina ma non crea particolari problemi al portiere. Il Cosenza reagisce con Mosciaro e Foderaro, commentale, attento, non si lascia beffare. Succede tutto nella ripresa, la musica cambia e le squadre scendono in campo più grintose. Chieti inserisce De Rosa e proprio lui mette a segno il gol del momentaneo vantaggio. È il 61esimo e Parisi mette giù D'Andrea. L'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty. De Rosa non fallisce e batte Cutrupi. Il tempo avanza, il Cosenza resta in 10 per l'espulsione di Mosciaro, ma nonostante l'inferiorità numerica i Lupi riescono a siglare il gol del definitivo 1-1 con Guadalupi dal dischetto al 76esimo. Il penalty viene assegnato dall'arbitro in seguito al fallo di Lordi su Pesce. La gara prosegue, entrambe le squadre cercano di trovare il gol della vittoria, ma nulla cambia. A fine gara è tanta l'amarezza, entrambe le squadre hanno qualcosa da recriminare, ma sicuramente a subire decisioni scellerate il Cosenza di Gagliardi, che oltre al danno subisce la beffa di perdere Mosciaro, che a causa del rosso diretto potrebbe rischiare di prendere due giornate e di saltare quindi la partita più importante di tutto il campionato, quella al San Filippo contro la capolista Messina.